Salve a tutti ragazzi, come state? Bentornati nuovamente nel mio canale, il canale dell'Italian Keto Guy! Se invece ancora non mi conosci, il mio nome è Giuseppe, ho quasi 48 anni e dal 15 luglio dell'anno 2018 sono felicemente in alimentazione, non una dieta chetogenica. Sto benissimo. I miei reni stanno bene, il mio cuore sta benissimo e il mio fegato sta benissimo. Diffidate degli esperti che vi dicono che la keto danneggia questi organi. Abbiamo mangiato carne, pesce e poca verdura per 2 milioni e mezzo di anni. L'umanità si sarebbe estinta e invece no, siamo arrivati ai giorni nostri per mangiare cereale e frumento e danneggiarci cuore, fegato e reni. Ma al di là di questo, oggi vi presento una ricettina dolce. Spezziamo un po' la continuità delle ricettine salate fino ad ora. Qui potete vedere i muffin che avevo fatto senza farina, zero carbo, con la fibra. Oggi vi presento dei muffin dolci, cocco e cioccolato, un connubio particolare, realizzati sì con un po' di farina, perché ho dovuto usare la farina di cocco per creare la crema, per realizzare la crema al cocco, ma la struttura portante del muffin l'ho fatta senza farina. Come ho fatto? Seguitemi nel video. Ecco gli ingredienti: dall'alto a sinistra abbiamo 5 grammi di gomma di xantano, 30 grammi di farina di cocco in polvere, non la rapé, 250 ml di latte di cocco zero carboidrati. Ho preso quello della Alpro. Fate attenzione che non ci sia il riso all'interno. 170 g di cioccolato 95%, 100 g di eritritolo, 4 uova del peso totale di 276 g e poi dei pirottini in silicone che trovate nella mia vetrina Amazon. Iniziamo col preparare la crema al cocco, mettiamo nel pentolino il latte di cocco, la gomma di xantano e cominciamo a mescolare. La fiamma deve essere medio-bassa. Quando vedete che lo xantano si è sciolto, aggiungiamo la farina di cocco in polvere e con la frusta cominciamo a mescolare. Quando vedete che la crema si addensa, mettetela da parte. Ecco, questa è la consistenza. Veramente molto semplice. Mettiamo le 4 uova dal peso di 276 grammi in una ciotola e con le fruste elettriche incominciamo a mescolare, a montare le uova. Le uova sono medie, però vi ho dato la grammatura e il peso, quindi dovrebbe essere facile. Quando le uova si sono rotte, il tuorlo si è rotto, inseriamo l'eritritolo, 100 grammi, queste sono dosi a piacere ovviamente. Quando ci dobbiamo fermare, quando vedete che il colore delle uova cambia e diventa più chiaro, e la consistenza è questa che vi faccio vedere adesso. Questo è il colore e questa è la consistenza. Fermiamoci. Aggiungiamo i 170 g di cioccolato che abbiamo sciolto al microonde o a bagnomaria, mi raccomando che sia sciolto completamente. Mescolate dal basso verso l'alto, ci vorrà un po' di tempo prima che il cioccolato si sciolga completamente. Continuate, continuate, continuate a mescolare fino a quando il composto non diventa di questo colore. Perfetto. Con un mestolino prendiamo una parte di composto e dovete riempire un terzo del pirottino, un terzo dell'altezza del pirottino. Procedete poi con due, no, adesso lo mettiamo in forno, 10 minuti, 180 gradi, il mio è un forno a gas statico. Dopo riprendiamo i pirottini e con due cucchiaini aiutiamoci e mettiamo un po' di crema di cocco al centro. Se riuscite anche a fare un po' di spessore, un altro terzo, e nel frattempo il cioccolato si sarà rappreso, come potete vedere. Se lo mettete di nuovo nel microonde non si scioglierà. Il trucco sta nel metterci un po' di latte, un altro po' di latte di cocco all'interno, giusto un pochettino,
lo mettete nel microonde, mescolate e guardate la differenza. Io l'ho lasciato apposta per farvi vedere. Adesso il cioccolato è liquido. Quindi mettendo un po' di latte nel cioccolato rappreso, di nuovo al microonde o a bagnomaria, si scioglie. Questo è il trucco. E ovviamente poi ricoprite, vabbè, io lo sto facendo per farvelo vedere, ma nel vostro caso non sarà così. Avrete tutto il cioccolato già liquido. Di nuovo 10 minuti, fate sempre la prova a stecchino e gustiamoceli. Ed eccoci qui, il nostro rituale, la prova assaggio. Come saranno questi muffin? Questi muffin cioccolato e cocco, che sapore avranno? Guardate, l'odore è già qualcosa di incredibile, la stanza è pervasa da questo odore di cacao forte. Scusatemi. Sono qualcosa di divino, di celestiale. Cocco e cioccolato si sposano magnificamente insieme. Il sapore forte del cacao amaro si fonde con quello del più delicato del cocco, anche se si sente molto, prevale molto quello del cioccolato, e sono veramente deliziosi. Deliziosi. Ce li ho qui. Devo usare questo per il video in inglese. Andiamo avanti. Allora, i carboidrati. Ho utilizzato questa farina che sto comprando da Macro Librarsi. Non so se la camera riesce a mettere a fuoco. Non la trovo su Amazon a basso carboidrati, a più basso numero di carboidrati. Vi faccio vedere, eccola. La confezione in primo piano sono 6,4 grammi di carboidrati ogni 100, quindi facendo i calcoli sono circa 2 grammi di carboidrati per i 30 grammi che abbiamo utilizzato. La cioccolata fondente 95%, sto usando la Perugina 95% e quindi sono 9 grammi di carboidrati, facendo i dovuti calcoli, insomma giù di lì sono circa 18 grammi di carboidrati, insomma qualcosa in meno, più i 2 della farina di cocco, stiamo sui 20 grammi, divisi in tutti e 12 muffin, ogni muffin conta 1,6 grammi di carboidrati, anche qualcosa in meno perché i calcoli non sono precisi. Che ne dite? Sono keto questi muffin? Sì, lo sono buonissimi. Facciamo qualche considerazione. Volendo potremmo abbassare ancora di più il valore dei carboidrati se utilizziamo una panna di cocco. Vi faccio vedere quelle che ho comprato sempre da Macro Librarsi, il link ve lo lascio sotto nella descrizione, dovete guardare il video da YouTube e non da Facebook, altrimenti queste informazioni Facebook non ve le fa vedere. Vi faccio vedere in sovraimpressione in primo piano, scusatemi, il numero dei carboidrati. La lattina, quello in lattina, sono 2,1 grammi di carboidrati e ha una polpa di cocco del 60%. Quella nel Tetra Pak invece di Isola Bio ha 3,3 grammi di carboidrati e la polpa è del 59,6. Stiamo lì. La differenza tra queste due è che questa è più acquosa. Questa è proprio panna di cocco. Questa quando l'aprite c'è un tappo di grasso tipico del cocco che se poi lo bucate c'è l'acqua di cocco. Questa invece è proprio panna. Quindi volendo potreste utilizzare uno di questi due prodotti con la gomma di xantano come vi ho fatto vedere e al posto della farina di cocco. Volendo potreste aggiungere anche il ritritolo. Io non li preferisco molto dolci. I
dolci. Ho messo solo i 100 grammi nella struttura del muffin, ma come avete avuto modo di vedere nel pentolino non ho messo, per preparare la crema di cocco, non ho messo eritritolo, stevia, quello che sia, dietic, quello che usate. Se volete potete mettere anche un altro po', un altro dolcificante. A me non piacciono troppo dolci. Quando li potete mangiare? A colazione? Vi piace la colazione dolce? A voi italiani? Non so, sono italiano anch'io, ma io mangio 3 uova con la maionese e qualche affettato ogni mattina. Quindi non mi piace la colazione dolce, per questo dico voi. Al mattino, oppure come spuntino, visto che ognuno di questi ha 1,6 grammi di carboidrati, quindi non inficia per niente sulle vostre macro. Questo è quanto. Se la ricettina vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al canale, sono quasi vicino a 10.000 iscritti e poi finalmente YouTube mi darà la possibilità di fare le storie come avviene su Instagram e su Facebook. YouTube ha questa limitazione. Il mio libro sta andando alla grande, grazie a voi, voi siete la mia forza. Ho raggiunto le 250 copie vendute in meno di un mese, ah no, in un mese. Il libro è andato online il 22 gennaio, sto registrando oggi che è 18, comunque in un mese. Grazie, grazie davvero. Vi aspetto per la prossima settimana per un'altra ricettina che credo sia salata. Ciao, alla prossima.